Bentornato in Smoker King BBQ Experience, il canale che parla di barbecue a 360 gradi. Me l'avete chiesto in tantissimi perché in diverse delle mie ricette io ho sempre detto mettiamo della barbecue sauce homemade. In tanti mi avete chiesto qual è la ricetta segreta della mia barbecue sauce, per cui oggi vi svelerò i vari procedimenti con cui io creo la mia salsa barbecue. Per creare la salsa barbecue però dobbiamo prima fare un passo indietro, perché bene, la salsa barbecue nasce dal ketchup, per cui nella prima parte di questo video vi svelerò come creare il ketchup, nella seconda parte andiamo sulla salsa barbecue, per cui utilizza tranquillamente questa barra qui sotto per navigare tra i diversi capitoli. Per la preparazione di un buon ketchup ci servirà una buona base, per cui io prediligo le cipolle di Tropea. Dopo aver tagliato le due estremità, rimuovo la buccia esterna. Taglio dunque la cipolla a metà, per poi applicare delle incisioni longitudinali. Questo mi permetterà infine di tagliare la cipolla in cubetti sottili. Riscaldiamo una padella e inseriamo 2 cucchiai d'olio extravergine. Una volta che l'olio inizierà a scaldarsi, aggiungiamo la cipolla, mescolandola di tanto in tanto, così da avere un soffritto abbastanza omogeneo. Una volta soffritta la cipolla, aggiungiamo la salsa di pomodoro, il pepe, il sale, e diamo una bella mescolata. Aggiungiamo dunque lo zucchero di canna. Mescoliamo e aggiungiamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro. A questo punto abbassiamo la fiamma e lasciamo che la salsa inizi a ridurre. Noteremo che la salsa si sarà ben ridotta quando resterà leggermente attaccata al mestolo. A questo punto non ci resta che trasferire il composto all'interno di un frullatore e lasciarlo frullare a velocità bassa per circa 5 minuti, così che tutti gli ingredienti si omogenizzino al meglio. E le jets sont faits! In pratica il composto che abbiamo ottenuto dopo questi 5 minuti di frullatore è un fantastico ketchup. Io per comodità lo verso all'interno di barattoli che ho bollito, un po' come si fa con le confetture, così da poterli preservare in sottovuoto per 6 mesi circa, ma in realtà finisce sempre prima. Ne tengo però una parte per poterlo trasformare in salsa barbecue, circa la metà. Oggi vedremo soltanto una ricetta semplificata della salsa barbecue. Questo perché personalmente, a seconda della cottura con la quale la utilizzerò, tendo ad aggiustare alcune note di spezie. Per cui per la versione semplice, che è la base della salsa barbecue, inserisco della Worcestershire sauce, dello sciroppo d'acero e lo zucchero di canna e diamo una bella mescolata. E siccome sono modenese, mi piace aggiungere anche un cucchiaio o due di aceto balsamico. Diamo una bella mescolata e abbassiamo la fiamma al minimo, così da lasciarla ridurre ulteriormente. Una volta che la salsa si sarà ben addensata e noteremo che nuovamente rimane ben aderente al mestolo, questo è il momento di trasferirlo in un contenitore. Anche in questo caso io utilizzerò un barattolo che ho bollito, un po' come si fa con le confetture, per poterlo tenere nuovamente
ipoteticamente per almeno 6 mesi in sottovuoto, ma lo finirò sicuramente in neanche un mese. Spero che questo video ti sia piaciuto e che tu stia considerando di iscriverti al mio canale. Qualsiasi dubbio o commento, per favore scrivimelo qui sotto. E fino alla prossima, griglia con passione!